tutti Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a ricreare insieme questo squishy stress ball con pochissimi e facilissimi ingredienti. Se vi piace questo genere di video lasciate mi piace adesso, cerchiamo di superare i 900 mi piace, iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto e attivate la campanella per non perdere nessuna notifica. E adesso andiamo agli ingredienti. Ok, gli ingredienti quindi saranno fecola di patate, acqua, colorante, palloncini, una retina, dei piccolissimi codini per chiudere la retina e una bottiglietta di plastica. Iniziamo con la nostra fecola e riempiamo la ciotola. Ora aggiungiamo l'acqua, praticamente stiamo facendo un liquido anomalo. Mescolate. Per chi non sapesse cos'è un liquido anomalo, si tratta di un liquido che quando è fermo è appunto liquido, ma quando lo muoviamo diventa solido. A questo punto aggiungiamo il nostro colorante. Io ho scelto quello verde. Aggiungo qualche altra goccia perché lo voglio di un bel verde brillante. Ops! E abbiamo bisogno anche di un fagioletto. È leggermente difficile mischiare perché quando provo a muoverlo diventa solido e quindi fa resistenza. Vedete? Quando provo a colpirlo velocemente il mio dito non affonda, ma se lo appoggio lentamente affonda. A questo punto riempiamo la nostra bottiglia con il nostro liquido. Passiamo ai nostri palloncini. Io ho comprato questi qui metallizzati e vado a prendere questo qui giallino quasi bianco e lo vado a mettere davanti alla bottiglia. Vedete? Così. E vado a inserire lentamente il mio liquido all'interno. Ora lo togliamo. Facciamo un nodino. Come vedete, già così è uno squishy stress ball. Ora prendiamo la nostra retina. Prendiamo un codino e lo andiamo ad annodare attorno. Ora voi potete decidere di tagliare la parte finale o di lasciarla. Se lo andiamo a strizzare, come potete vedere, è riuscito alla perfezione. Quindi ragazzi, questo video finisce qui. Fatemi sapere in un commento cosa ne pensate di questo esperimento. Iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto, lasciate mi piace se il video vi è piaciuto e attivate la campanella per non perdere nessuna notifica. Quindi io vi saluto e alla prossima!